Siamo giunti alla prova decisiva di questo super frustino, di questa terza e ultima semifinale di super frustino, che vede al momento in testa Edoardo Baldi ed Enrico Bellei, e Federico Esposito con 15 punti, davanti ad Enrico Bellei con 13. Passano in due, macchina che stacca e si avvantaggiano in lotta unica case, ma è un po' contas di davanti a Sudafrica J-Bay, mentre ha subito sbagliato solista Desi, che rimane fuori corsa. Andiamo a questo punto le mosse di Pocahontas Diamond, che tira via tutta, unica casa in seconda posizione, poi Sudafrica J-Bay che precede Uragano Stecca, mentre più indietro c'è Stricker, ancora Uragano 3B che è partito con cautela. Intanto il quarto iniziale in 29-9 ha rallentato sensibilmente l'andatura. Federico Esposito con Pocahontas Diamond, che una volta al comando dopo lo strappo iniziale non ha interesse ad aumentare il ritmo di gara. Completi in 46-1, addirittura i 600, ne approfitta Uragano 3B per uscire all'esterno. Prova ad anticiparlo Uragano Stecca, lo fa. Intanto gli 800 iniziali in 1-1-1 con Uragano Stecca che ha anticipato Uragano 3B. Intanto c'è un 15 davanti alle tribune. Uragano Stecca si avvicina trascinandosi Uragano 3B. I due Uragano all'esterno, mentre il chilometro se ne va in 1:16:03 con Pocahontas Diamond che continua a guidare nei confronti di Unica Kagemar. Siamo ora al paletto dei 400 metri conclusivi con Pocahontas che torna ad accelerare. 14-1 il parziale. In seconda posizione si mantiene Unica Kagemar, all'esterno è Uragano Stecca, poi Uragano 3B, ancora Sudafrica J-Bay, mentre al largo c'è Zaffiro Top. Siamo in retta d'arrivo con Pocahontas Diamant in netta evidenza. La lotta è soltanto per le migliori piazze. Vediamo il successo netto per Pocahontas Diamant, il secondo per Uragano 3B, e quindi non ci sono dubbi, sono Federico Esposito ed Enrico Bellei che dovrebbero aver passato il turno.